Beva tutto. Circoscriverà la maledizione a una mano sola per il momento. Si spargerà, Albus. Quanto mi resta? Forse un anno. Non ignorarmi, Severus. Noi sappiamo che Lord Voldemort ha ordinato al giovane Malfoy di assassinarmi. Ma qualora fallisse, dobbiamo presumere che il Signore Oscuro si rivolgerà a te. Devi essere tu a uccidermi, Severus. Questo è l'unico modo. Solo allora il Signore Oscuro si fiderà di te completamente. Verrà un momento in cui a Harry Potter andrà rivelata una cosa. Ma devi aspettare finché Voldemort sia al massimo della vulnerabilità. Che cosa gli va rivelato? La notte in cui Lord Voldemort andò a Godric's Hollow per uccidere Harry e Lily Potter si interpose tra loro, la maledizione gli rimbalzò addosso. In quell'istante, un frammento dell'anima di Lord Voldemort si agganciò alla sola cosa vivente che riuscì a trovare: Harry stesso. Oh, c'è un motivo per cui Harry può parlare con i serpenti. C'è un motivo per cui può guardare nella mente di Lord Voldemort. Una parte di Voldemort vive dentro di lui. Quindi, quando arriva il momento, il ragazzo deve morire? Sì. Sì, deve morire. Lo ha tenuto in vita perché muoia al momento opportuno. Lo ha allevato come una bestia da macello. Non dirmi ora che ti sei affezionato al ragazzo. Expecto patronum. Lily. Dopo tutto questo tempo. Sempre. Quindi, quando arriva il momento, il ragazzo deve morire? Sì. Deve morire. E Voldemort in persona deve farlo. È fondamentale.